Bentornati qui su Mandra Gaming, il canale più nero del tubo, ragazzi, perché io non vedo niente e il tizio spero che se sia dato nel frattempo, quindi esco di fuori e... No, che occhi teneri, portacci tua. Aspetta, no, mai proprio stancato, guarda, mai stancato, adesso ti chiudo la porta in fascia e cambia sta batteria, sbrigati Mandra, dovevi cambiare batteria prima. Allora, dov'era quel tizio? Ok, il tizio stava tipo qua. Sì, ok, mi devo sbrigare, devo fare qualcosa. Ok, il secondo fusibile è finito, è tutto finito, che cosa è tutto finito? Ok, questo girovaga, ma no. Ok, eccola, il tizio matto, ma non me la tutte e due. Bella, bellissimo, sì, ma io non ve conosco a nessuno di due. Quindi me ne vado. Ok, grazie a tutti, arrivederci, è stato un fottuto vaffanculo. Cazzo. No, così ricevi solo che pizze. Ricevi le pizze, Mandra, ricevi le pizze. Ok, devo andare da qualche parte. Non so dove, di preciso, ma mi devo inventare qualcosa. Sì, scavalca qua. E fa... Ok, è andato via, sicuramente è andato via. Quanti fusibili c'ho? Ma non ci abbiamo un inventario? No. Ok, c'è qualcosa che non mi quadra, però. C'è qualcosa che non mi quadra, perché io qua ci sono già stato. Che cos'è là, però? È là mi manca la stanza. C'è quello appeso al contrario. Ma manca quella stanza, mi manca. Come faccio a raggiungerla? Faccio il perimetro così. Ricarico la batteria perché mi dovesse riapparire un altro di quelli. Ok. Quindi faccio così. Cerco di fargli il perimetro attorno, eh. Vediamo un po'. È tipo qua forse, allora. Qua. Ok. Sì, è qua. Sì, sicuramente è qua. Ok. Cosa? The drive in the nails. Voi siete pazzi? Ok, questo è l'ultimo corpo, come dire, donato a War Rider. Bene, io prenderò questo fusibile, ti ringrazio. È stata una bellissima festa, io ti saluto e ti ringrazio, Mister Blasfemia, e me ne vado. È stato un assoluto piacere conversare con voi, ma credo che non ci rivedremo mai più, quindi andiamo a mettere l'ultimo fottuto fusibile. Ok, e adesso dammi quella cazzarola di chiave. Sì. No, cos'è? Oh, che occhi teneri. Fanculo. No, non mi serve andate qua. Non mi serve andate qui. Maledizione. No, non ci voglio credere. Quel cadavere è sceso di sotto. Liscio stronzone. Arrivederci. È stato un fottuto piacere. Ok. Allora, giro di qua. Devo scendere le scale. Ma come io sto a fare tutto per salire. Mo devo scendere. Dovevo andare. Di qua. Di qua. No. Qua è chiuso? Oh merda. Aspetta. Rimani là, eh. Aspetta. Dai, su. Dai, che non vieni mica qua. Che palle! Via, dove andare? Non so dove andare! Ci sarà un modo per scendere sotto, no? Ma che vicinissimo, no, leva, io sono lontanissimo. Vediamo un po' se era qui. Cos'è qua? No, non l'ho mai visto qua. Ci sono riuscito a tornare sotto? Ok, devo andare giù. No, dai, ma veramente... No. Dov'è quel tizio lì con la chiave, maledizione? Dov'è?
Dai, scendi. Scendi da qua. Ok. Dai, devi sta qua, oh. Di quanto mi vuoi far scendere? Dai, su. Ok, sei arrivato qui sotto, alla fine dei giorni. Dov'è questa cosa della lavanderia? Oh, laundry. Di qua, per forza. Eh no, eh. Levate. Qua no. Qua sicuramente è chiusa. Niente, danno per forza un braccio a quello. Ma dimmi te. Vabbè, questo non mi mena però, dai, non mi vorrei. Laundry room, dai. Dai, il tizio sarà sceso fino a qua. Eccolo, 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 sì. E dammi questa cazzo di chiave. Dammi questa chiave. Oh. Ok, adesso con calma, eh. Mo devo risalire su. No. No, no. E che mi aspettavi qua, te? Sta con Vernick, non devi farci del male. Ma che cazzo? Ma no, 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 non mi voglio far del male. Levatemi da... Dalla città, fatemi risalire come gli esseri umani normali. Che stecche. Che stecche. Ti prego. Dai, insomma, giusto, sì, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Quello, un'altra stecca e mi spaccava la testa. Dai, riprendi la tua visione normale. Ce la facciamo? Sì, dai, piano piano, dai. Oh, finalmente, andiamo a sto cavolo di terzo piano. Ok, non te puoi sbagliare, mandrà. Uno, due, tre, vai! Sì! Dai, sali, bravo. Fall of the Blood, ok, lo so. Una batteria lì. Non si può prendere. Ma ce ne abbiamo altre due qua. Grazie mille, cari. Ok. Che cos'è qua? Oddio! No, aspetta. Prima vediamo che non ci sia null'altro qua. Ecco, tipo sto morto. Con una batteria! Grazie. Meno male che il gioco in questa fase mi dà un po' più di batterie. Ok, no. Ok, fuori dai marroni, via. Vai, passa adesso. Sbrigate. Dai, insomma, che ti fa molto? Tomb Raider, vedi, salta lì. Dai. Ok, bravo. Ricarica sta batteria. No, un rider, fermo, perdo la batteria. Fermo. Ricordo delle voci bianche. Ma io avevo fatto tanto per salire e tu mi hai riportato qua sotto. Che palle. Che solenne palle. Alzati. Stupido, alzati, vai. Ok, siamo tornati. Beh, sì. Pensavo fossi sceso di 14 piani e invece no. Che è qua? Dove ero caduto? Forse, non lo so, entriamo qua dentro. Segui il sangue, eccolo il sangue. Guarda, ce ne sta quanto te ne pare qua. De sangue. Vedo una luce. Cos'è quell'occhietto verde là? Piove, sì, lo so che piove di fuori. Altri documents. Documents. Mi era stato promesso un giardino di rose. Estratto del diario di Shirley Pierce, paziente dell'ospedale psichiatrico. Come potrei aver dimenticato da dove provengono i tagli? Anche a distanza di giorni fanno male. Il dottor Newhouse dice che è colpa mia perché il mio subconscio
resista all'ipnoterapia, ma io voglio davvero migliorare. Non capisco perché dovrei fare una cosa del genere a me stessa. Secondo il dottore, è un altro effetto della mia isteria causata dalle camere da letto. Povero Bruce, soffre così tanto a casa mia. Ho provato a chiedere velatamente alla signora Jackson se anche lei ha avuto problemi simili con suo marito, ma è restia a parlarne. Anche suo marito ha trovato conforto in una donna più giovane. So che i dottori vogliono solo il mio bene e, grazie all'aiuto degli uomini del governo che si sono uniti allo staff, non potrei stare in mani migliori. Dovrei prendere le mie pillole e addormentarmi, sperando che i sogni di stanotte siano più piacevoli. Bene, sì, sei proprio caduta in mani potenti, tranquille e rassicuranti, però figurate. Io qua non ci lascerei manco un pelo, guarda, te giuro, ma nemmeno uno. Il culo del War Rider ho visto. Ho visto il culo del War Rider. Ottimo, è chiusa, perfetto. E te pare che io devo andare dove sta il War Rider? Figurate. Ok. Piano. Piano. Bravo. Bravo. Ok, cos'è sta a fare qua? Niente. Non è niente. E ste batterie, che palle! Batterie. Batterie. La freccia che... Ah! No! No! Ricarica subito! Ricarica, 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 non vedo niente, ti prego! Allora, aspetta, prima di entrare lì dentro voglio vedere se c'è qualcos'altro di degno. Tipo questo, ecco, lie, bugie. Ecco, note, bugie. Riconosco la calligrafia. Padre Martin ha ucciso un uomo qui dentro. Le bugie di cui parla sono tutte le cartelle che mancano da queste scatole. I fatti, i rapporti. Sembrerebbe materiale governativo. Avrà almeno 30 anni, forse di più. Mi passano per la testa le parole. MQ-Ultra, CIA, controllo del pensiero. Non riesco a fermarle. È successo qualcosa qua. Ma dai, ma non mi dire. No, nel senso, mi è successo qualcosa. Io sono sicuro che mi sto rincoglionendo pure io qui dentro. Lo so. Lo so. Lo so. Vabbè, ok, non c'è rimasto nient'altro da visitare, quindi possiamo entrare. Possiamo entrare qua. No! No! Quei due con lo zizzo da fuori che mi volevano sfonnare. La lingua è il fegato. No, no, non potete venire qua. Aspettate, ragazzi. Ragazzi, no. Nasconditi, va. Nasconditi, idiota! Che stai facendo? Con lo zizzo da fuori. Ma non parlare con lo zizzo da fuori in giro. Ok, uno è andato. Uno è andato. Uno è andato. Cammina piano, però, Ok. Ok, l'altro se tanto me dà tanto è uscito pure lui ed è andato dall'altra parte. Quindi io posso entrare da qua tranquillamente. Tranquillamente è un parolone. Chiudo la porta, tranquillo. Sempre grandi linee. Ok. Quindi. Fe, buono, buono. Allora, lì non posso. Ma qua c'è una batteria, ok. Morte tua, batteria mia, ok. Cosa stai dicendo, Mandra? Non ti impanicare troppo. C'hanno solo delle scimitarre. Ok. Ok, che c'è? Vai! Ottimo! Ok, oh, non casca, non casca che... Ma chi è che prega? Padre Martin? Figli nostri che siete sulla terra, benedetta sia la vostra forma e il vostro, ma tu sei sbroccato proprio. Va, passate qua, va. Ma pensa te, era un sacco di tempo che non incontravamo quelli, lingua e fegato. Tu vuoi dammi la lingua, io mi per fegato, te fai quello che ti pare. Ma perché proprio adesso? Ma perché proprio ora? Io pensavo che me l'ero tolti di mezzo. Ma non ce la farò mai a raggiungere quel pezzo, ragazzi. No. Non ce la faccio. Oh, vai! Sì! No, no! No, la telecamera! Prendi la telecamera, stupido idiota! Prendi la telecamera, cazzo! No! No! Ci stanno quelli! Anzi! Oh, shit! Oddio! No! Salvataggio! Non ho più la mia telecamera! Non ho più la mia telecamera!
adesso? Nuovo obiettivo, per spostarti al buio hai bisogno della videocamera. Ho capito. E che faccio? Scendo da qua. Ma siete impazziti? Siete impazziti. Va bene amici miei, lo scopriremo nel prossimo episodio. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, commentate il video, condividete il canale, iscrivetevi sulla fanpage di Facebook ragazzi. Quindi io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. Ciao!